Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci troviamo qui ai piedi della Madonnina, alla fine di questi esercizi spirituali. A lei affidiamo i nostri propositi, ringraziamo tutte le grazie che abbiamo ricevuto da Dio per mezzo di lei, e in particolare offro questo sacrificio eucaristico per chiedere la grazia delle vocazioni. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore, Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espandi il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo.
Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Alla fine di questi esercizi spirituali non possiamo che avere il cuore pieno di gratitudine. Ieri, durante la condivisione finale, i confratelli e le consorelle continuavano a ripetere questo grazie nel confronto in modo particolare sia di Padre Francesco, che è stato veramente strumento dello Spirito Santo nel parlare ai nostri cuori, ma era, penso, espressione di questo senso di gratitudine che accompagna ogni momento di grazia, ogni momento che il Signore ci visita. Gratitudine che si estende a tutti, anche a coloro che hanno permesso questi giorni di esercizi, tutti coloro che hanno contribuito, le cuoche, tutti i confratelli e consorelle di queste comunità. E in modo speciale a Padre Gino, che è stato il nostro precursore, che ci ha aperto le vie nel nostro cammino verso Dio. Gratitudine verso il Signore, che continuamente ci elargisce le sue grazie e ci dona questi momenti di grazia, dove possiamo fare esperienza della sua presenza, del suo amore, del suo sguardo di tenerezza, mentre ci scolpisce per farci diventare quel capolavoro di grazie che a Lui piace. E poi, chiaramente, gratitudine verso la Mamma Celeste, che ancora una volta ci ha chiamato qui presso di sé, come la gallina che raduna i suoi pulcini. Siamo i suoi pulcini che, per riscaldarli dall'amore di Dio. È tangibile la presenza del suo cuore materno qui a Fatima. Avevo preparato questo pensierino prima ancora delle parole di Padre Luigi ieri, per cui sono rimasto contento di ritrovarmi anche in quello che lui diceva. Prima, quando vivevo qua, prima della vocazione, non me ne accorgevo del luogo di grazia che questo posto è. Non avevo questa percezione spirituale, probabilmente perché non la cercavo, e anche perché non ci facevo caso, ci vivevo, era un qualcosa di scontato. Poi dopo alcuni anni in terra straniera, ecco che attraverso lo sguardo prima e le parole degli altri ho cominciato a intravedere anch'io, e adesso non posso non vedere, la grazia che è solo poter esserci qui, nel luogo dove il cielo ha toccato la terra, dove la mamma di Gesù è nostra mamma, è scesa verso di noi. Ti guida, ti dà la forza e ti invoglia. È particolare quando si fanno attività anche con i giovani, nel luogo
qui di Fatima, che i ragazzi che di solito non pregano, non soltanto cominciano a pregare, ma hanno voglia di pregare. E qui ti fa capire la presenza di questa mamma celeste. E se lo fa verso di loro, sicuramente verso noi, che siamo suoi figli, siamo servi del suo cuore immacolato, agirà ancora di più, quanto più disponibilità troverà nei nostri cuori. Lei, la Madonna, qui a Fatima ha fatto vedere il suo cuore immacolato, a quei tre bambini, ai tre pastorelli, quel cuore di cui noi siamo servi, indegni ma fieri di essere scelti per servire questo cuore. Questo cuore di mamma si presenta qui a Fatima a noi in modo particolare come rifugio. E noi abbiamo bisogno di rifugio. Continuamente lo cerchiamo, da sempre. L'uomo dall'antichità si rifugiava nelle caverne, che cercava rifugio nel gruppo sociale, che cercava rifugio nelle cose lungo i secoli, anche oggi. Continuamente cerchiamo rifugi. Rifugio in tanti modi, nella tecnologia, con le maschere, continuamente il nostro cuore cerca rifugio, vuole il rifugio, perché è consapevole di essere fragile, di essere vulnerabile, anche se alle volte non lo accetta. Abbiamo bisogno di rifugiarci dai pericoli del mondo, dagli altri, ma anche da noi stessi, dal nostro peccato, dalla nostra miseria. Anche nella vita religiosa c'è la tentazione di costruirsi dei rifugi, come abbiamo visto in questi giorni. Chi si rifugia in camera, chi si rifugia nell'apostolato, chi si rifugia in quella relazione, con quella cosa che sa fare. Qual è la grande differenza tra questi rifugi costruiti da noi e il rifugio che la Vergine Maria ci offre nel suo cuore? La risposta sta nelle parole di Maria Santissima Lucia: il mio cuore sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. I nostri rifugi ci fanno chiudere su noi stessi, ci fanno isolarci, in preda all'egoismo, ci fanno diventare, vivere in questo inferno di chiusura in noi stessi, che prima sembra una ricerca di un bene, però alla fine si rivela per essere un male ancora peggiore. Il rifugio del cuore immacolato di Maria invece ci apre, diventa via che conduce a Dio, alla sua amorosa volontà, che per noi è quella espressa nella regola, nel nostro carisma, nella famiglia del cuore immacolato di Maria, verso i nostri fratelli e sorelle. Il cuore immacolato di Maria ci conforta, ci dà alento, ma allo stesso tempo ci dilata il cuore per diventare sempre quel cuore che piace a Dio. Che il nostro ripartire qui da Fatima possa essere carico di santi propositi, ma soprattutto dal desiderio di rifugiarsi sempre più in questo cuore materno, per trovarci sempre più nella via che ci porta a Dio, così come ci insegnava sempre Padre Gino. Siano lodati Gesù e Maria. E adesso preghiamo insieme l'atto di affidamento dell'istituto. Adesso facciamo insieme il rinnovo dei voti. Io, a gloria di Dio e ad onore della Beata Vergine Maria, nella ferma volontà di consacrarmi più intimamente a Lui e di seguire più vicino Cristo
in tutta la mia vita, in comunione con i miei fratelli e le mie sorelle, rinnovo i voti di castità, povertà e obbedienza, secondo le costituzioni dei servi del cuore immacolato di Maria, e mi affido con tutto il cuore a questa famiglia religiosa, per vivere nella perfetta carità, al servizio di Dio e della Chiesa, docile al carisma di fondazione, disposto a sopportare tutte le sofferenze che il Signore vorrà mandare, in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Inoltre intendo, come servo e figlio obbediente della Madre Chiesa, rinnovare il voto di fedeltà e obbedienza al Santo Padre e al Suo Magistero. Così prometto, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare, nella tua misericordia, i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome,
Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo, accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Francesco e Giacinta e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi, che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Adesso insieme ci consacriamo alla Vergine Santissima con l'atto di affidamento. Atto di affidamento dell'Istituto al Cuore Immacolato di Maria. Oggi la comunità dei servi e delle serve del Cuore Immacolato di Maria, prostrata davanti alla tua devota immagine per rispondere al tuo messaggio di salvezza, si affidano al tuo cuore immacolato. A te affidiamo i nostri istituti, perché tu sei il rifugio dove ognuno di noi e le nostre comunità troveranno pace e salvezza in mezzo alle difficoltà e tempeste provocate dal maligno. Ci affidiamo perché tu sei la via che ci condurrà all'incontro con Dio e con suo Figlio Gesù Cristo. E attraverso questa via scenderà su ognuno di noi la grazia e l'amore infinito di Dio. Ci fidiamo perché attraverso la via del tuo cuore immacolato ognuno di noi saprà trasformarsi nella vera immagine di Gesù e associarsi, come hai fatto tu, al mistero della redenzione. Ci impegniamo a vivere il messaggio di Fatima nella preghiera, nella penitenza e in particolare modo vivendo l'Eucaristia e nella riparazione degli oltraggi fatti a Gesù tuo Figlio e al tuo cuore immacolato. Ti chiediamo il dono della perseveranza e dell'iniziare nelle nostre comunità il mistero di amore della Santissima Trinità. Tutta la nostra vita e le nostre opere di apostolato sono nelle tue mani. Servitemi per la maggior gloria di Dio. Facci santi e portaci tutti in paradiso. Amen.